La canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici. Forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so. Io... Ma forse perché la politica è in ribasso. Questo è duro dire, non fermare una cosa. Questa è la chiesa più bella di Crotone, viene definita infatti la sua bomboniera. Siamo nel centro storico, la chiesa di Santa Chiara, una facciata in stile classico baroccheggiante. È famosa proprio per l'eleganza delle linee e la ricchezza di elementi decorativi, un gioiello del Cinquecento. Anche Crotone ha dei portici meravigliosi. Sul retro, piazza Pitagora, il raccordo tra la città moderna e il suo centro storico, dedicato ovviamente a un illustre personaggio del posto, il grande matematico scienziato Indigliato. A Crotone la villa comunale affaccia direttamente sul porto e sul mare. La cattedrale di Santa Maria Assunta è famosa per questi tre portali e lo stile neoclassico in facciata. Tra l'altro molti materiali per la costruzione provengono da quel famoso santuario di Era Lacina che rese Crotone importante in epoche remote. È vero che esiste ancora una Crotone medievale con un centro storico dalle case basse, le chiesette, i palazzotti nobiliari che convivono armoniosamente. Però poi la sua vocazione è molto più antica. Questo è il tripode, un monumento che ricorda il famoso tripode greco, perché Crotone è stata fondata dai greci. I greci avevano capito che questa zona era fertile per poter dar vita ad una vera e propria civiltà, perché questa era Crotone. Questo è il suo lungomare, una delle parti più belle della città, una zona ben riqualificata, ci sono i lidi, c'è un mare meraviglioso. Crotone vi aspetta perché è la città che non ti aspetti, i più illustri di Crotone, certamente della musica italiana, un genio, Rino Gaetano, lui è dedicato a questa statua. Sulla targa c'è scritto: questa statua è l'unica cosa immobile di Rino Gaetano, la sua musica, la sua poesia, la sua anima vivono nel cuore di tutti, non a caso. Grazie anche alle sue canzoni che ancora risplendono, canzoni graffianti, polemiche, di attualità, impegnate, però anche dolci, delicate, appassionanti, canzoni che giocano su rime, su assonanze, molto significative. Ecco, grazie alla sua musica che ancora oggi si sente e viene amata, non solo in Italia ma in tutto il mondo, qui il cielo è sempre più. Chi arriva agli 80, chi muore al lavoro.